Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do il benvenuto sul mio canale. Spero vi piaccia il mio nuovo video. Quello che voglio proporvi è un caso molto simile a quello di un'altra famiglia, vi metto qui sopra il link. Oggi ci trasferiremo alla periferia di Nantes, bellissima cittadina francese situata nella regione della Bretagna, con chiese, castello e cattedrale, che la rendono una città affascinante e ricca di storia. È in questa cornice che avverrà un evento che sconvolgerà la Francia intera, e che a distanza di 11 anni non può dirsi ancora concluso. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi ha interessato. E soprattutto permettetemi di scusarmi in anticipo con tutte le amiche ed amici francesi a cui farò sanguinare le orecchie con la mia pronuncia. Andiamo adesso ad iniziare. Oggi, come anticipato, ci trasferiamo nel nord della Francia, alla periferia di Nantes, al 55 di Robert Schumann Boulevard, nella modesta abitazione della famiglia Dupont de Ligonese, composta da padre, madre, quattro figli e due cani. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonese, il padre cinquantenne, discendente di una delle più antiche famiglie aristocratiche francesi, è nato il 9 gennaio del 1961 a Versailles. Da Bernard Hubert e Geneviève Thérèse Mattre e svolgeva con scarso successo diverse attività imprenditoriali. Agnès Sondaguerre, sua moglie, 48 anni, nata il 9 novembre del 1962 alla periferia di Parigi, era assistente presso una scuola cattolica di Nantes. È stata descritta come una persona molto devota, frequentava regolarmente la messa con i suoi figli e insegnava catechismo. Xavier e Agnès. Si erano conosciuti nel 1980, quando lui aveva 20 anni e lei 16, e avevano avuto una relazione di breve durata che si era conclusa improvvisamente quando Xavier aveva deciso di iniziare un viaggio intorno al mondo. Al suo ritorno aveva ritrovato Agnès, che nel frattempo però era rimasta incinta di un altro uomo. L'amore non era passato, e quindi Xavier decise di sposarla comunque e di riconoscere il bambino come suo figlio lo chiamarono Arthur. All'epoca dei fatti che vi racconterò, Arthur, il primogenito, aveva 20 anni, aveva conseguito un diploma in scienze e tecnologia industriale e sviluppo sostenibile e stava studiando per ottenere una laurea in informatica presso un collegio cattolico privato, il Saint Gabriel, vicino a Nantes. Nel suo tempo libero lavorava come cameriere in una pizzeria, sempre a Nantes. Insomma, quello che si direbbe un gran bravo ragazzo, come d'altronde anche gli altri figli della coppia, Thomas, Anne e Benoît. Thomas aveva 18 anni, descritto come un ragazzo molto riservato, era diplomato in letteratura, era appassionato di musica e studiava all'Università Cattolica dell'Ovest di Angers. L'unica figlia femmina della coppia, Anne, 16 anni, era una bravissima studentessa in una scuola cattolica privata e faceva anche la modella per cataloghi di vendita per corrispondenza. Era descritta dai suoi amici e parenti come una ragazza religiosa, premurosa e disponibile. Il più giovane della famiglia, Benoît, a 13 anni, faceva il chierichetto nella chiesa di saint félix a Nantes, frequentava la stessa scuola superiore di sua sorella Anne e, come il suo fratello Thomas, aveva un'enorme passione per la musica. In particolare amava suonare la batteria secondo i suoi amici e compagni di scuola, era un ragazzo popolare e adorato dalle ragazze. La famiglia svolgeva una vita normalissima, i genitori svolgevano i loro rispettivi lavori e i figli frequentavano la scuola. Niente sembrava essere fuori dall'ordinario, fino al pomeriggio dell'11 aprile del 2011, quando una vicina di nome Estelle Chapon, preoccupata perché la casa dei Dupont era stranamente silenziosa da giorni e aveva porte e finestre chiuse, contattò le forze dell'ordine che il 13 aprile si presentarono presso la residenza per verificare se fosse successo qualcosa di preoccupante alla famiglia. La cosa che insospettì la vicina era che la famiglia, anche quando andava in vacanza, non chiudeva mai tutte le imposte per far sembrare a qualche malintenzionato che comunque in casa ci fosse qualcuno. Al suo arrivo, la polizia trovò la porta d'ingresso della casa chiusa e poiché nessuno apriva loro la porta, fu chiamato un fabbro per riuscire ad entrare in casa. Una volta entrati, però, notarono che nulla sembrava fuori posto: i letti non avevano le lenzuola e gli armadi erano aperti. Perciò la polizia concluse che la famiglia avesse lasciato la casa di propria iniziativa, quindi ritenne che non ci fosse bisogno di aprire un'indagine ufficiale sulla scomparsa dei Dupont. Tuttavia. C'era qualcosa di strano che faceva sorgere dei dubbi. Un biglietto appeso alla porta d'ingresso della casa chiedeva al possino di non consegnare più la corrispondenza presso l'abitazione, ma di restituirla al mittente, e le auto di famiglia erano tutte parcheggiate fuori dalla casa, tranne una Citroen C5, un'auto troppo piccola per poter ospitare due adulti, quattro ragazzi e due Labrador. Non era possibile che si fossero messi in viaggio tutti sullo stesso veicolo. Il caso sembrò arrivare ad una soluzione quando nei giorni successivi alla strana scomparsa o partenza della famiglia, amici e parenti della stessa ricevettero delle lettere scritte a macchina, firmate da Xavier e Agnès, che spiegavano i motivi della loro assenza. Lettere di natura simile furono inviate anche alla scuola di Anne e Benoît, all'università di Arthur al posto di lavoro di Agnes e ad alcuni amici e collaboratori a cui Xavier impartiva delle istruzioni su come risolvere dei problemi di affari la lettera era a dir poco delirante Xavier per farla breve dichiarava che visto che lui era un infiltrato della DEA l'agenzia antidroga americana che lavorava sotto copertura in Francia per cercare di incastrare dei boss nel narcotraffico era stato costretto a lasciare la Francia e vivere sotto copertura con tutta la famiglia, in quanto la sua copertura era saltata, e per di più stava per partire il processo a questi narcotrafficanti. Quindi sta lasciando scritto nero su bianco che lui è un infiltrato e che non è scomparso, ma che vive sotto copertura in America. Ma non è tutto. In un passaggio dice: Il governo degli Stati Uniti si sta prendendo cura di noi finanziariamente, viviamo negli Stati Uniti. Non possiamo dirvi dove, ma il clima è caldo la maggior parte del tempo e la musica è buona. Da ignorante, io li cercherei o in California o in Florida. Figuriamoci dei narcotrafficanti, quanto ci metterebbero a trovarli. Ecco, anche qui abbiamo il solito pazzo furioso che crede di avere un'intelligenza fuori dal comune, ma in realtà avrebbe bisogno dell'accompagno. Comunque. Inizialmente i destinatari delle lettere non ebbero dubbi sulla veridicità di quanto c'era scritto. Xavier in effetti era un individuo eccentrico e il fatto che lavorasse per la dea americana non sembrava una cosa così impossibile, anche se strana. Insomma, nessuno sembrava dubitare del racconto di Xavier, tranne la famiglia di Agnès, che invece rimase molto perplessa nel leggere la lettera. Trovarono oltremodo strano che l'intera famiglia si fosse semplicemente alzata un giorno e avesse lasciato la Francia senza dire niente a nessuno. Sentivano che qualcosa non andava e inviarono una lettera al procuratore distrettuale di Nantes chiedendo di verificare quanto c'era scritto. Il 15 aprile del 2011, i vicini, che avevano già contattato in precedenza le autorità, sempre più convinti che quel silenzio nella casa di Dupont fosse veramente troppo insolito, chiamarono di nuovo la polizia, che tornò al 55 di Robert Schumann Boulevard a condurre ulteriori ricerche all'interno della proprietà. Durante la nuova perquisizione, i gendarmi si accorsero che le foto dei membri della famiglia nelle cornici all'interno della casa erano state tolte ma a parte questo non scoprirono nulla di sospetto furono eseguite ulteriori ricerche il 18 il 19 e il 20 aprile dopo che anche i parenti di agnes avevano insistito sul fatto che le ricerche precedenti eseguite dalla polizia non erano state accurate solo a seguito di un appello pubblico lanciato il 21 aprile da parenti ed amici fu eseguita un'ulteriore ricerca all'interno della casa e solo allora gli agenti di polizia, mentre perlustravano l'esterno della proprietà, scoprirono dei sacchi della spazzatura, neri, chiusi con del nastro adesivo, coperti di calce e sepolti in una buca sotto la terrazza. Aprendo i sacchi i poliziotti rimasero arraggelati. Trovarono i resti di quattro persone in pigiama, avvolti in delle coperte, sistemati in sacchi di iuta e ricoperti di calce viva, per accelerarne la decomposizione e attenuarne l'odore. Inoltre trovarono anche le ossa di due animali. Avevano finalmente trovato i corpi di Agnès Dupont e dei tre dei suoi quattro figli, Arthur, Anne e Benoît, oltre ai resti dei poveri Labrador neri di famiglia, sepolti nella stessa tomba. Accanto a ciascun corpo trovarono un oggetto religioso, come una candela o un crocifisso, il che sembrava suggerire una sorta di sepoltura religiosa cosa che secondo gli inquirenti dimostrava che ci fosse un legame emotivo tra le vittime ed il carnefice. Il corpo del diciottenne Thomas, invece, fu trovato sepolto in una tomba separata nelle vicinanze. La polizia riterne che fosse stato ucciso dopo i suoi familiari. Probabilmente Xavier aveva esitato ad ucciderlo perché era il suo figlio biologico maggiore. I media soprannominarono la casa di Schumann Boulevard la casa dell'orrore e il caso divenne famoso in tutto il mondo, soprattutto perché all'appello mancava una persona, Xavier Dupont de Ligonnès La polizia perlustrò la casa e l'area circostante alla ricerca dell'uomo, ma non riuscì a trovarlo. Da quel momento in poi Xavier Dupont de Ligonnès divenne il principale sospettato della morte della sua famiglia e il 10 maggio del 2011 fu messo un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti un mandato che è ancora oggi in vigore. Amici e familiari di Xavier rimasero sconvolti alla sola idea che l'uomo avesse potuto eliminare la sua intera famiglia. Non riuscivano a credere che un uomo come lui, un padre amorevole e un marito devoto, potesse aver commesso un gesto così atroce. Xavier infatti passava molto del suo tempo ad aiutare gli altri ed era evidente a tutti che adorava la sua famiglia sopra ogni altra cosa. E poi insomma lo sapete salutava sempre. Dalle testimonianze rilasciate dalla madre e dalla sorella, inoltre pare che Xavier avesse grossi problemi alla schiena che gli causavano molto dolore e non sarebbe riuscito a scavare le buche e seppellire tutti sotto il portico di casa. Le due donne cominciarono ad elaborare delle teorie cospiratorie. Arrivarono addirittura a sostenere che i corpi rinvenuti nel cortile non fossero della famiglia. Perché, quando avevano chiesto di riconoscere i corpi, erano state caldamente dissuase, per ovvie ragioni in realtà, e sostennero addirittura che qualcuno avesse voluto insabbiare il fatto che la famiglia fosse in realtà fuggita dal paese e finto la propria dipartita. Dalle indagini eseguite sui corpi dei componenti della famiglia Dupont si scoprì che a tutti e quattro era stata somministrata una pesante dose di sonnifero. Sul corpo della madre Agnès invece non fu rivenuta alcuna traccia di sonnifero, si suppone perché era stata la prima delle famiglie ad essere eliminata, probabilmente il 3 aprile, perché la macchina per la penea notturna che usava ogni notte era stata spenta proprio quel giorno. I rapporti dell'autopsia rivelarono anche che ogni membro della famiglia era stato colpito con due colpi di un particolare fucile calibro 22. Quest'arma era molto probabilmente un cimelio di famiglia che era stato tramandato a Xavier da suo padre, Hubert, solo tre settimane prima dei fatti, nel marzo del 2011. Inizialmente fu teorizzato che tutte le vittime fossero state colpite nei loro letti, ma né nelle camere da letto né in alcun punto della casa furono rinvenute tracce ematiche. Le squadre forensi inoltre non avevano trovato impronte digitali o tracce di DNA, o fibre di alcun tipo sui resti o sui sacchi neri che erano stati trovati nei luoghi di sepoltura sotto la terrazza. Insomma, non c'era assolutamente alcuna prova che indicasse che Xavier fosse coinvolto nella morte della sua famiglia. Ma non c'era neanche alcuna prova che indicasse che il responsabile del crimine fosse uno sconosciuto. Non avendo alcuna pista alternativa da seguire, le autorità ritennero che Xavier, prima di scappare, avesse ripulito con cura tutte le tracce e cominciarono a indagare a fondo sulla vita della famiglia per trovare il movente di un crimine così crudele. Ciò che scoprirono fu che la famiglia che sembrava così perfetta, devota al cattolicesimo, con un background aristocratico importante nella storia del paese, in realtà non lo era. Xavier non era un uomo d'affari di successo come aveva sempre affermato di essere e come era riuscito a far credere a chiunque. Ma piuttosto un uomo ormai in fallimento. Nei primi anni del 2000 la famiglia si era trasferita in Florida, dove Xavier aveva avviato un'attività imprenditoriale che aveva lo scopo di assistere gli stranieri nelle procedure legali e amministrative negli Stati Uniti. Aiutava i suoi clienti ad aprire conti bancari esteri ed ad ottenere carte bancarie anonime che consentivano loro di prelevare denaro in qualsiasi parte del mondo senza lasciare traccia. Diciamo, non proprio un'attività da chirichetto. Sfortunatamente però l'idea non funzionò come aveva sperato Xavier aveva investito tutti i suoi soldi in quell'attività e, dopo il fallimento, la famiglia era stata costretta a tornare in Francia con pochissimi soldi. Con il passare degli anni le finanze di Xavier avevano continuato a peggiorare sempre di più. Mentre lui si vantava di possedere una serie di attività di grande successo e viaggiava in tutta la Francia per scopi commerciali, in realtà queste società erano solo delle emorragie di denaro. Xavier sapeva che la sua attività, alla fine, sarebbe andata definitivamente a picco e di conseguenza sarebbe stato costretto ad abbandonare tutto ciò che gli era più caro, compresa la sua casa. Il fatto che discendesse da una famiglia della nobiltà francese e avesse un titolo nobiliare di conte, perdere tutto sarebbe stato catastrofico per la sua reputazione e quella della sua famiglia. Xavier era un individuo molto orgoglioso e ammettere alla sua famiglia che era un fallito non era qualcosa che avrebbe potuto fare volentieri. Probabilmente non voleva disonorare il nome dei Dupont da alcune lettere che scrisse alla sua amante, Catherine. Probabilmente una ricca aristocratica, ebbene sì, Xavier aveva una doppia vita a tutto tondo, si legge che l'uomo, che già aveva chiesto in prestito alla donna centinaia di migliaia di euro, era ormai sprofondato nella più totale disperazione per la sua catastrofica situazione economica, tanto da avere maturato pensieri orribili su come eliminare i suoi familiari e se stesso. Quando suo padre Hubert morì all'inizio del 2011, Xavier sperò di poter ricevere una sostanziosa eredità. Si recò a casa sua e rovistò ovunque in cerca di denaro e dell'anello con il sigillo di conte di suo padre, che si credeva fosse di grande valore, ma non trovò né denaro né l'anello. L'uomo era morto malato, solo e praticamente in bancarotta. Xavier probabilmente non voleva fare la stessa fine di suo padre. Xavier entrò in possesso soltanto di un antico fucile calibro 22 per il quale si procurò un porto d'armi all'inizio di febbraio. L'uomo non aveva alcun interesse o esperienza precedente con alcun tipo di arma ma dopo la scomparsa di suo padre andò regolarmente al poligono di tiro portando a volte con sé anche Thomas e Benoit. Aveva persino chiesto al suo istruttore informazioni su come si utilizzassero i silenziatori e alla fine ne acquistò uno il 12 marzo insieme a dei proiettili, come dimostrerà la ricevuta di un negozio di bricolage situato a oltre 300 km di distanza da casa sua, ritrovata all'interno della casa di famiglia. Altre ricevute dimostreranno che il 19 aprile aveva acquistato dei sacchi neri e dei nastri adesivi come quelli che erano stati utilizzati per nascondere i corpi. All'inizio di aprile Xavier aveva anche comprato del cemento, una pala e quattro sacchi da 10 kg di calce viva da diversi negozi della zona. La calce viva è un materiale che quando entra in contatto con l'acqua diventa corrosivo e praticamente fa scomparire qualsiasi materiale biologico. Domenica di aprile del 2011 è stata l'ultima volta che la famiglia Dupont è stata vista viva quella sera, entrambi i genitori, Xavier Agnès, e tre dei loro figli, erano usciti a cena in un ristorante di Nantes, prima di andare al cinema e tornare a casa. Xavier aveva chiamato sua sorella Christine, ma lei non le aveva risposto, perciò lui le aveva lasciato un messaggio in segreteria per raccontarle della sua serata al ristorante e al cinema. Le aveva detto che stava per mettere i suoi figli a letto e aveva concluso il messaggio con qualcosa di piuttosto agghiacciante. Ti mando il mio amore, saluta tutti, a presto, forse. Il giorno dopo, il 4 aprile, Xavier riuscì a parlare con sua sorella al telefono per circa 30 minuti e in seguito lei testimonierà alla polizia che tutto sembrava normale. Gli amici di Anne e Benoit si preoccuparono molto quando nessuno dei due si presentò a scuola e nessuno dei due rispondeva ai loro messaggi e alle loro chiamate. Un amico di Thomas, che studiava musica con lui, disse che il ragazzo aveva trascorso il pomeriggio del 5 aprile con lui ad Angers e aveva guardato la televisione. Thomas avrebbe dovuto passare la notte a casa sua, ma Xavier aveva telefonato a suo figlio per chiedergli di tornare a Nantes poiché sua madre era stata coinvolta in un gravissimo incidente in bicicletta ed era in coma in ospedale. Thomas aveva preso un treno per tornare immediatamente a casa. Il giorno seguente l'amico aveva cercato di contattare Thomas, ma aveva ricevuto solo brevi messaggi di testo in risposta come Non vengo da te, sono malato. E due giorni dopo ho esaurito la batteria, mio padre sta cercando un nuovo caricabatteria per me. Dopo questo nessuno lo vide né sentì più. Il 5 aprile stesso Xavier e il figlio Thomas andarono a cena in un costoso ristorante locale e i camerieri avevano notato che i due non parlavano e che il ragazzo aveva iniziato a sentirsi male verso la fine del pasto. Gli inquirenti ritengono che Thomas fosse tornato a casa e Xavier l'avesse portato al ristorante per somministrargli del sonnifero e poi occuparsi di lui una volta tornato a casa. Durante la stessa settimana i vicini riferirono di aver sentito i due Labrador di famiglia abbaiare per due notti consecutive e che poi avevano smesso del tutto di abbaiare. Gli investigatori autorizzarono che Xavier avesse eliminato sua moglie e tre dei suoi figli nella notte tra il 3 e il 4 aprile e abbia poi finito il lavoro con suo figlio Thomas la sera del 5 aprile, anche se alcuni testimoni affermarono di aver visto Agnes viva e veggita fino al 7 aprile. Vabbè, ma questo è normale, c'è ancora chi ha visto Elvis Presley, di gente malata e di protagonismo neppia nel mondo. In realtà, la cronologia esatta degli eventi non è mai stata stabilita con esattezza. Sappiamo che il contratto di locazione della casa di famiglia era stato risolto e tutti i conti bancari della famiglia erano stati chiusi. Che le scuole frequentate da tutti e quattro i ragazzi avevano ricevuto il pagamento finale. Il 7 aprile Xavier fu visto dai vicini mettere delle capienti borse nel bagagliaio della sua Citroen C5. L'uomo trascorse un'intera settimana in casa, forse per eliminare tutte le tracce, prima di lasciare Nantes con la sua auto in direzione sud il 10 aprile. Un'auto Velox catturò il suo veicolo tra Nantes e La Rochelle e la sua carta di credito fu utilizzata quel giorno in un ristorante e in un hotel vicino a Tolosa, dove soggiornò dall'11 al 12 aprile. Una telecamera di videosorveglianza lo catturò mentre prelevava 30 euro ad un bancomat. L'uomo non sembrava stesse cercando di nascondere la sua identità nelle sue impronte digitali. Molte credono che queste strane azioni fossero quelle di un uomo che stava per commettere un insano gesto, perché in effetti, in nove casi su dieci, molti di questi casi, dove sono coinvolti tutti i familiari, finiscono con l'autoeliminazione del colpevole. Chiedo scusa per queste licenze poetiche, ma le impongono i piccoli torquemada di YouTube. Ma è anche vero che su un caso su dieci invece l'autore del gesto riesce a scappare e far perdere le proprie tracce. Xavier infatti scappò verso sud-ovest e trascorse la notte tra il 12 e il 13 aprile presso un albergo a Vaucluse, nel sud-est della Francia, sotto il falso nome di Laurent Xavier, pagando anche questa volta con la sua carta di credito. Otto giorni dopo, il 22 aprile, dopo varie ricerche in tutto il paese, la Citroën C5 di Xavier fu avvistata nel parcheggio di un piccolo hotel nel sud della Francia. La telecamera di videosorveglianza dell'hotel rivelò la che Xavier aveva soggiornato presso l'hotel la notte del 14 aprile. Il filmato lo mostra attraversare il parcheggio dell'hotel portando con sé una grande borsa nera. Sul fondo della borsa si poteva notare un oggetto lungo che si ritenne fosse il fucile con cui aveva commesso l'efferato delitto. Nel filmato, veramente agghiacciante, si vede Xavier guardare dritto nella telecamera a circuito chiuso, quasi come volesse dire addio prima di andare per la sua strada. Dopo questa scoperta, le autorità iniziarono a cercarlo nel vicino deserto, dando quasi per certo la sua dipartita. Secondo voi Xavier commise il gesto e scappò ingannando gli investigatori facendo credere loro che si fosse tolto di mezzo, in modo da guadagnare più tempo per fuggire? Molti credono che Xavier sia fuggito in Sud America su una nave cargo, forse in Brasile o in Argentina, perché parlava molte lingue, francese, inglese e spagnolo, quindi poteva potenzialmente essere in qualsiasi parte del mondo. Prima della sua scomparsa, l'essere indegno era stato in contatto con una vecchia fidanzata tedesca conosciuta come Claudia, ma la donna non è mai stata rintracciata. Un'altra linea di indagine che seguirono gli inquirenti fu che Xavier si fosse rifugiato in un monastero, tant'è che un monastero fu effettivamente perquisito nel gennaio del 2018, dopo che alcuni monaci avevano affermato di averlo visto lì tra loro, ma dopo ulteriori indagini la polizia scoprì che si trattava di un caso di scambio di persona, poiché la persona indicata come Xavier era in realtà un vero monaco che aveva una sorprendente somiglianza con il fuggitivo scomparso. Alla faccia dei monachelli. Nel 2011 la polizia ha ricevuto oltre 900 segnalazioni e sono state eseguite numerose piste, ma sul caso, sfortunatamente, ogni pista finora è stata infruttuosa. Nel luglio del 2015, ad un giornalista, è stata inviata una fotografia di Arthur e Benoit Dupont con allegato un bigliettino su scritte le parole sono ancora vivo, ma purtroppo gli investigatori non furono in grado di chiarire con certezza se la scritta fosse stata fatta da Xavier. Sono passati 11 anni e ancora non si sa cosa sia successo quel fatidico giorno di aprile del 2011. Se Xavier era davvero l'uomo responsabile della morte di tutta la sua famiglia, ci sono tante domande che hanno bisogno di risposte. In primo luogo perché abbia fatto del male a sua moglie e ai suoi quattro figli mentre dormivano nei loro letti. Forse si vergognava semplicemente del suo stato finanziario e temeva che la sua reputazione e il nome della sua famiglia potessero essere rovinati. Ovviamente a me e al 99% della popolazione non sembra un motivo per un atto del genere, ma immaginate un nobile magari snob con la puzzetta sotto il naso che deve confessare che non ha più neanche gli occhi per piangere, beh forse non è così impossibile. La domanda però che mi viene sempre, ma perché non fa il contrario, ovvero inizia con la tua autoeliminazione e poi si vedrà, no? Oh. In secondo luogo come ha fatto Xavier a farla franca? Se è stato davvero lui a commettere il crimine, come è riuscito a seppellire tutti i corpi nel cortile di casa senza essere visto? Cosa ha fatto durante i sette giorni dall'omicidio alla sua fuga? È rimasto a casa prima di dirigersi a sud? Ha passato il tempo a pulire la casa nel tentativo di sbarazzarsi delle prove? Xavier aveva un complice che lo ha aiutato a fuggire dalla Francia. Ci sono infinite possibilità in questo caso, ma il fatto rimane che Xavier Dupont de Ligonnès rimane ancora ad oggi un fuggitivo, con le autorità che lo cercano per interrogarlo sulla morte di sua moglie e dei suoi quattro figli. Il funerale di Agnès, Arthur, Thomas, Anne e Benoit si è tenuto il 28 aprile. I partecipanti sono stati migliaia. I corpi sono stati tutti cremati prima di essere sepolti il 30 aprile a Neuers-sur-Serein, luogo di origine della famiglia di Agnès. Xavier è tuttora un ricercato. Per oggi ci fermiamo qui. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo: occhio a chi vi saluta sempre. Ciao.